Benvenuti, benvenuti al nostro webinar. Attendiamo ancora 5 minutino che possano entrare anche gli altri partecipanti. Allora, intanto invito i nostri due relatori, Emilio Frattaroli e Marcello Canè, do il benvenuto anche a loro. Ok, ora vi vedo. E dovresti anche sentirmi? E ti sento, certo, Marcello. Sì, ok, Ok, ci sì. siamo, Perfetto, perfetto. benissimo, ci siamo. Allora, benvenuti, benvenuti al nostro webinar, la prima puntata del nuovo ciclo di webinar sui nostri laser TV V6000, V6050 e le tecniche di videoproiezione. Quindi saluto ufficialmente Emilio Frattaroli, direttore responsabile della testata V-Magazine, e Marcello Canè, responsabile di Audio Quality. Per coloro, giusto prima Buon di iniziare pomeriggio a il tutti. webinar, alcune indicazioni per coloro che partecipano per la prima volta. Vi informiamo che il vostro microfono è completamente disattivato, ma potete comunque interagire con noi, anzi fatelo, attraverso il question panel. Sull'icona c'è un'icona a forma di nuvola. In alto a destra vi si aprirà un campo di testo attraverso il quale potete scrivere le vostre domande. Ovviamente non vi viene data risposta subito, ma ci sarà una sessione di domande e risposte nei 15 minuti alla fine del webinar. Poi, al termine del webinar, vi chiediamo 1 minuto del vostro tempo, in quanto ci sarà un sondaggio. Vi chiediamo di esprimere, insomma, la vostra preferenza, il vostro gradimento verso quello che è stato il webinar e gli argomenti trattati. Vi ricordo inoltre che questo webinar viene, così come tutte anche le altre sessioni, vengono registrate. Vi arriva una mail nei prossimi giorni con il link al video. Quindi se vi siete persi qualcosa o se dovete scappare, non vi preoccupate perché potete rivederlo. Ora io lascio la parola a Emilio, giusto per fare gli onori di casa e per salutare correttamente Marcello. E insomma, buona visione a tutti e ci risentiamo alla fine del webinar. Allora, buon Emilio, pomeriggio a perfetto. tutti, anzi buonasera. Allora, iniziamo prima di tutto col dire che in realtà questo webinar all'inizio l'idea era che fosse collegato a un roadshow del videoproiettore nuovo, il BenQ V6000 e V6050, e quindi saremmo dovuti essere oggi da Audio Quality a Bologna, però insomma diciamo che le condizioni, la congiuntura sanitaria ci ha spinto a rimanere da casa e a fare questa cosa virtuale, però io colgo l'occasione, magari con Luca, di lanciare invece un breve video che racconta un po' che cos'è Audio Quality e soprattutto il punto vendita, lo storico punto vendita di Bologna, che magari commentiamo insieme a Marcello, dove Siamo qua. sono stato lì poco tempo fa. Anche Lo lancio perché subito, lancia, un attimo. lancia, non dalla Ecco. finestra. Ricordiamoci di riattivare i microfoni, Marcello. Sì, esatto, un attimo, adesso lo avvio. Dicevo, l'ingresso con il mitico Luke La che mascotte. sorveglia il punto vendita. Questo è ben ingresso. C'è subito sulla sinistra una La sala sala audio. dedicata all'audio. Sì. Io me la ricordo quando invece era dedicata anche alla videoproiezione con castelli infiniti di videoproiettori. È stata la Vedo prima c'è sala che abbiamo anche fatto lui 15 chi anni è? fa ormai. Lui è Paolo, è il nostro responsabile che segue l'hi-fi. Ok, poi vedo, vabbè, grande selezione di prodotti audio e vedo anche prodotti per l'acustica ambientale. Che sono questi? Sì. Sono pannelli della ditta Arnovion, noi Ah, facciamo ok. tanti lavori come trattamento acustico e progettazione e uno dei partner nostri è proprio Arnovion. Ok, poi c'è una prima saletta piccolina dedicata all'audio-video, dove c'è, vedo un po' di Sì, dei diffusori da prodotti a incasso, vedo incasso, questi sono anche dei Luna proiettori Audio. Bluetooth casualmente, Esatto. e poi diciamo invece insomma la roba più interessante, la sala di cui tutti parlano giustamente, è quella principale dedicata all'home theater, recentemente rinnovata, di cui parleremo presto su V-Magazine, teatro pochi Sì. giorni fa
di un altro evento che abbiamo fatto insieme, dove ci sono proiettori a tiro lungo e sullo schermo da 3,70 m di base a LR. 360, perché tu sei stato tra i pionieri degli schermi ALR. Sì, grazie a Francesco, siamo stati i primi a importarlo, il Darkstar 9. Ok, invece poi c'è un secondo piano dove ci salgono le scale, c'è insomma l'ambiente più che altro living, con dedicato appunto sempre l'audio video, quindi sia l'audio ma anche il video, TV e anche video proiezione, dove c'è anche meraviglioso angolo cottura, integrazione, numerose spaghettate, fortunatamente anche. Questo sei tu che parli con me, tra le altre cose, e lì c'è il BenQ, il 6000 sullo schermo LR, dove sono anche adesso BenQ, e dove qui vediamo, già basta un po', non dico fare il buio assoluto, ma insomma ci rendiamo conto della straordinaria delle prestazioni, esatto. Sì. Molto interessante, un rapporto di tiro molto corto, questo è il prodotto. Quindi in realtà avremmo dovuto far vedere nella mattina, nel primo pomeriggio, insomma, questa installazione, e poi invece alle 5 lanciare questo webinar dalla sede di Docuoliti. Invece io sono a Teramo e tu sei nel punto vendita. In sede qui a San Lazzaro, sì. Sei proprio nella saletta dove sta il proiettore. Sì, esatto, alle mie spalle c'è lo schermo, infatti. Ok. Allora, a questo punto, vabbè, diciamo che tu hai un'ampia selezione di proiettori, sia non solo a tiro cortissimo, ma anche ovviamente a tiro medio, a tiro lungo, non solo di BenQ, ma di altri prodotti. Puoi fornire insomma anche parecchi spunti di comparazione tra i vari prodotti. Luca, se mi senti, mi sa che possiamo tornare alle inquadrature nostre. Sì, un attimo che disattivo. Ok, dicevo, ok, quindi hai praticamente tre... Sì, lavoriamo con tutti i leader di mercato delle videoproiezioni. Sì, e quindi è da poco, insomma, hai anche questo nuovo BenQ con schermo ALR. Da pochissimo, sì, è appena arrivato. Marcello, tu sei ancora aperto in questo caso? Noi siamo ancora aperti perché siamo nella zona ancora, diciamo, non rossa, siamo gialli, quindi riusciamo a lavorare, anche se insomma il flusso della gente è quello che è, però ci siamo, a parte sabato pomeriggio è l'unico giorno dove siamo chiusi, però siamo aperti, ci siamo. Quindi comunque se c'è qualcuno che ha voglia di vedere il... Assolutamente, è venuto un cliente anche ieri. Vivo, possono prendere appuntamento, immagino. Assolutamente, sì, certo. In sicurezza ovviamente, mascherine, disinfezione, sì, eccetera. Tutto. Poi i locali sono molto ampi, ho visto soprattutto la sala living sopra, quindi ripeto, in sicurezza è possibile visitare Audio Quality e vedere anche il proiettore BenQ 6000 con lo schermo LR. Esattamente, per adesso è ancora tutto fattibile, se non cambia qualcosa, ma speriamo di no, che è migliore che dalle altre parti. Bene. Molto bene. A questo punto, Emilio, darei a te i poteri di relatore, in modo tale che puoi iniziare. Posso condividere lo schermo. Ok. Disattiviamo le nostre videocamere, così diamo un po' più di agio alla piattaforma per riuscire. Anche la mia? Emilio? Sì. Disattivo? Sì, sì, esatto. Sì. Ok, ora c'è soltanto Emilio. E noi ci siamo via audio. Sì. Allora, però io lo schermo ancora non riesco a gestirlo, cioè in attesa... Andiamo un po'. Ok, ci sono. Dovreste vedere il mio schermo. Aspetta, vediamo il tuo schermo. Riduco icona, perfetto. A questo punto. Ok. Dovreste vedere il mio schermo perfettamente. Allora, no, non vi tedierò con decine e decine di slide, questa è una caratteristica, anzi vedremo anche delle cose dal vivo,
qui dal nostro, dalla nostra saletta, dal nostro laboratorio, però approfitto un po' per fare il punto su questo webinar che si articola in quattro puntate. Questa è la prima, dedicata agli schermi Ambient Light Rejection. Poi ci sarà sabato prossimo una puntata dedicata proprio ai videoproiettori UST. UST sta per Ultra Short Throw, ovvero tiro ultracorto. Poi il sabato successivo la puntata sarà dedicata a un approfondimento sul prodotto, sul BenQ V6000, in cui vedremo anche l'interno della macchina, le misure in default. E infine l'ultima puntata sarà dedicata alla calibrazione del prodotto, non soltanto per chi è in possesso di strumentazione per la calibrazione, ma anche per chi utilizza i propri occhi. Invece, per quanto riguarda questa puntata, andrò molto rapidamente attraverso le principali nozioni di fotometria generale. Vi darò anche degli spunti per approfondire queste nozioni. Parlerò ovviamente di luminanza, luminanza, gain e angolo di visione. E poi vi farò vedere proprio con le nostre camere le principali tecnologie ALR, di schermi ALR, e poi vedremo proprio nel dettaglio il funzionamento di schermi ALR specifici per i proiettori a tiro ultracorto. Quindi andiamo molto rapidamente, non, ripeto, non, andrò veramente rapidissimamente sulle nozioni di fotometria, anche perché alla fine del webinar potrete vedere, avrete tutti gli strumenti per approfondire. Noi abbiamo già pubblicato su V-Magazine più di qualche guida sulla fotometria. Diciamo che più in generale ci riferiamo allo spettro luminoso con fotoni che oscillano all'interno di una lunghezza d'onda ben definita, fotoni che noi osserviamo con il nostro sistema occhi-cervello, ma con più precisione utilizziamo due classi di cellule sensoriali, coni e bastoncelli. In realtà, per la visione delle immagini e dei colori, noi utilizziamo praticamente soltanto i coni, sì, i coni suddivisi in tre classi, sensibili allo spettro di colore rosso, verde e blu, rispettivamente. Ebbene, ricordate che per la misura delle grandezze fotometriche, quindi luminanza e illuminanza, in realtà, diciamo, per convenzione, si utilizzano strumenti con sensori che hanno dei filtri di risposta fotopica, che sarebbe la curva verde che vedete in questo caso, che è praticamente la curva di risposta dei coni sensibili al verde. Quindi questo è diciamo una premessa molto importante, con una curva centrata a circa 555 nanometri. Vi ripeto, per gli approfondimenti vedremo alla fine, però questo è importante. Lo strumento di misura analizza soltanto la risposta dei coni sensibili al verde. Qualsiasi sia, di qualsiasi tipo, sia un luxmetro che un fotometro, ha questo filtro particolare. Allora, prima di tutto partiamo dalla illuminanza, che è uno dei valori principali per la videoproiezione, e dal quale poi si ricavano tutte le altre grandezze fotometriche, ed è la misura della quantità di luce visibile che cade su un punto preciso, su una specifica superficie. L'unità di misura è il lux, ovvero lumen per metri quadrati, e poi vedremo tra poco proprio lo strumento. Il flusso luminoso invece ci dà proprio la grandezza di tutta la luce che esce da un proiettore, in questo caso, e viene quantificato in lumen, ma per misurarlo non esiste uno strumento che ci dà direttamente la lettura in lumen, ma si usa il luxmetro. Quindi misuriamo la illuminanza, effettuiamo dei punti campione, dopodiché la media di questa grandezza del lux viene moltiplicata per la superficie in metri quadrati. Questo ci dà il flusso luminoso che viene quantificato in lumen. Più sono i punti per fare appunto l'integrazione, più ovviamente la misura del flusso luminoso totale sarà più vicina alla realtà. E vediamo invece la terza grandezza importante, che è la luminanza, che è la quantità di luce visibile che viene emessa da una superficie. Emessa perché magari con un TV la emette da sola, oppure riflessa, nel caso del videoproiettore, quindi la luce,
colpisce una superficie che poi diffonde la luce in semispazio, oppure per trasmissione, ovvero per esempio pensate a uno schermo per retroproiezione in cui il proiettore è dietro allo schermo. Ebbene, l'unità di misura sono le candele per metri quadrati o nit, e vi prego di chiamarla come deve essere chiamata, ovvero luminanza e non luminosità. C'è una relazione molto precisa tra luminanza e illuminanza che vedremo tra poco. Per misurare la luminanza, allora la illuminanza, cioè la luce che cade in uno specifico punto, viene misurata con l'uxmetro, invece la luminanza viene misurata con un fotometro, uno strumento completamente diverso che ha un suo obiettivo con un angolo di campo ben definito. Ebbene, nel nostro caso, tra poco utilizzeremo un fotometro Minolta, un LS150, con un angolo di campo di circa un grado. Noi nel laboratorio abbiamo vari strumenti di misura con angoli di campo svariati da 2 gradi, 3,5 gradi, 5 gradi, addirittura uno spettrometro con un tubo di Gershon con un angolo di campo variabile da 1 grado fino a 25 gradi. Ebbene, questo strumento di misura, cioè il fotometro, ci dà lettura della luminanza in candele su metro quadrato indipendentemente dalla distanza in cui viene inquadrata la superficie da misurare, perché più ci avviciniamo, è chiaro, saremo più vicini alla sorgente luminosa, ma inquadreremo un'area più piccola. Viceversa, se ci allontaniamo, inquadriamo un'area più grande, e se la superficie che stiamo misurando ha un'uniformità perfetta, cosa ovviamente impossibile da realizzare, la lettura non dovrebbe cambiare. Il rapporto tra luminanza e illuminanza, dicevo, è ben definito e rispetto a una superficie ideale, che è quella lambertiana, di cui parleremo tra poco, equivale al valore di illuminanza, ovvero i lux misurati su quella superficie con precisione, suddiviso per il valore di pi greco. Quindi, per esempio, se io misurassi sulla superficie di uno schermo 314 lux e avessi uno schermo con guadagno unitario, ovvero una superficie lambertiana ideale, il valore di luminanza sarebbe di 100 candele su metro quadrato. A questo punto, prima di andare avanti, chiedo a Luca di fare una pausa di qualche secondo e proporre il primo poll, ovvero un piccolo sondaggio. Ci sei, Luca? Sì, ci sono. Adesso, allora, un attimo solo. Vai Valentina, attiva pure il primo poll. Sì, infatti volevamo chiedere ai nostri partecipanti qual è la tua ideale superficie di proiezione. Quindi se proiettano su parete bianca o su uno schermo di proiezione, e di quanto grande deve essere questo schermo di proiezione. Adesso attendiamo un attimo, perché appunto c'è un po' di ritardo ovviamente tra il nostro parlato e l'arrivo del pool del sondaggio direttamente ai partecipanti. Vediamo che già il 20% ha iniziato a votare, quindi stanno arrivando un po' le votazioni. Attendiamo ancora qualche minuto. Tu, Emilio, che cos'hai a casa? Allora, noi a casa in questo momento sono in ristrutturazione e non ho praticamente nulla. Qui insomma, nella saletta di Avi Magazine, nella sede, abbiamo due schermi principali. Abbiamo uno schermo da 3 metri di base in 16 noni, abbiamo uno schermo da 4 metri di base in 21 noni, il primo con una superficie leggermente grigia e il secondo, quello più grande, con una superficie con guadagno pressoché unitario, e poi abbiamo anche uno schermo ALR specifico per proiettore a tiro cortissimo, che vedremo tra poco, da 100 pollici. Ok, intanto faccio una precisazione, perché c'è un errore sull'ultima riga, che ovviamente è oltre i 3 metri, era oltre i 135 pollici, però spero che i partecipanti abbiano capito. Chiudiamo il pool e vi mostriamo direttamente i risultati. I risultati, interessante, ecco, vediamo subito. Allora, 70% proietta praticamente su superfici tra i 2 e i 3 metri, quindi siamo tra i 90 e i 130 pollici. Sì, ed è quello che mi aspettavo. Esatto. Qualche anno fa, diciamo che il picco era più spostato ovviamente tra i 90 e i 115 pollici, invece vedo che c'è una
maggioranza relativa di persone che proietta oltre i 2,5 metri. Molto interessante. Chiudiamo il pool e ritorna in presentazione. Ok, benissimo. Allora, adesso vediamo un po' quali sono le appunto condizioni standard di videoproiezione. Quindi in questa stanza ideale mettiamo lo schermo, non è importante in questo caso dimensioni e superficie, ma vediamo quali sono le caratteristiche, diciamo le tre principali tipologie di installazione. La prima prevede ovviamente l'installazione a soffitto. Importante in questo caso il rapporto di tiro del proiettore o il rapporto di proiezione, ovvero il rapporto che c'è tra la base, la larghezza dello schermo di proiezione e la distanza che c'è tra la superficie dello schermo e l'obiettivo del videoproiettore. In questo caso, per esempio, possiamo avere un prodotto che in questo caso ha un rapporto di tiro di 1,5:1, quindi ripeto, la distanza di 3 metri fratto la base dello schermo, 1,5, in quest'altro caso 4 metri di distanza, sempre per 2 metri di base dello schermo, il rapporto di tiro è 2. Questo è molto importante, lo vedremo tra poco perché. L'altra tipologia di installazione per i proiettori a tiro corto è questa, ovvero un tavolino davanti allo schermo. Questi proiettori hanno un rapporto di tiro che è all'incirca di 1, tra 1 e 1,2:1, e poi c'è appunto l'ultima condizione, che è quella dei proiettori a tiro cortissimo, in cui il proiettore è a pochissimi centimetri dalla superficie di proiezione. In questo caso il rapporto di tiro dei proiettori UST, ultra short throw, è compreso da circa 0,2:1 e 0,3:1. Più o meno questa è la forbice, con la stragrande maggioranza di prodotti che sta a circa 0,25:1 di rapporto di tiro. Rapporto di tiro è importante perché guardate queste due condizioni, in cui abbiamo un prodotto con rapporto di tiro di 1,4:1 e più in basso un proiettore con rapporto di tiro di 2,8:1, quindi il doppio. Ebbene, guardate qual è l'angolo che si forma tra la luce incidente sulla superficie dello schermo al centro, rispettivamente dove abbiamo un angolo di 90 gradi ed è riferimento 0, ovvero perfettamente perpendicolare alla superficie dello schermo, e guardate invece l'angolo più lontano, in questo caso una proiezione superiore, in cui abbiamo circa 20 gradi di differenza rispetto all'angolazione ideale, ovvero quella perpendicolare, e 10 gradi. Quindi praticamente nel caso del proiettore a tiro molto lungo, la luce incidente arriva con un angolo di circa 10 gradi rispetto a quello ideale nel peggiore dei casi. Invece tiro un po' più corto, 20 gradi e così via, fino a proiettori a tiro cortissimo, in cui questo angolo diventa molto elevato, fino oltre 50 gradi in alcuni casi. Ebbene, guardiamo invece quindi la luce, l'angolo che forma la luce rispetto alla superficie di proiezione. Questo è il caso, ripeto, del proiettore a tiro medio o a tiro lungo, in cui di solito la parte superiore dell'immagine ha l'angolo ideale, quindi a zero, mentre la parte inferiore dell'immagine ha un angolo che può arrivare anche oltre i 20 gradi. Il proiettore a tiro corto, quello appunto appoggiato sul tavolino abbastanza vicino allo schermo, ha ovviamente una forbice ancora più elevata di angolo di luce incidente tra la parte bassa e la parte alta dello schermo, e infine il proiettore a tiro cortissimo, che è una forbice ancora più elevata, con anche un offset, ovvero il proiettore, la luce sulla parte bassa dello schermo non arriva con un angolo zero, ma arriva già con un angolo di circa 12-15 gradi, perché il proiettore è leggermente più in basso rispetto alla base dello schermo. Vediamo ora la struttura particolare degli schermi LR specifici per i videoproiettori UST. Questa è una sezione laterale della microstruttura dello schermo, che può essere semplificata in questo modo. Ci sono delle strutture che hanno nella parte alta, la parte più scura, delle trappole luminose che assorbono, vedete sulla destra, la luce che arriva dall'ambiente, tipicamente arriva dall'alto, certo non dal basso, e quindi sono molto efficienti, assorbono con molta efficienza questa luce che arriva con questo angolo di incidenza, e invece nella parte inferiore
hanno invece del materiale che diffonde la luce, quindi cattura la luce che arriva dal basso, dal videoproiettore, con una forbice abbastanza elevata, per poi diffonderla con un'altra struttura nella maniera più ampia possibile. Ed è questa la novità particolare degli schermi LR per proiettori UST, perché grazie a queste strutture e a delle piccole lenti che poi serve per diffondere la luce nel piano orizzontale, hanno un'efficienza veramente straordinaria e che adesso vi facciamo vedere tra poco. Invece, per quanto riguarda la misura degli schermi di proiezione, questa è diciamo una classica rappresentazione della misura. Di solito non si misura lo schermo vero e proprio, ma faremo vedere tra poco, si usano dei campioni più piccini che possono essere manipolati in maniera più semplice, ovviamente più efficace, però in linea di massima c'è una fonte luminosa che è, nella stragrande maggioranza dei casi è un videoproiettore di cui si conosce praticamente tutto, e con un tiro abbastanza lungo si illumina la porzione di schermo da analizzare, e con lo spettrometro, che ripeto vedremo tra poco, ci si sposta a angoli ben definiti e si misura il livello, ovvero le candele sul metro quadrato, rispetto a una superficie di riferimento. Vedremo anche questa tra poco. Non solo si misura il livello di luminanza, ma si può misurare per esempio anche il colore. E in questo caso è possibile creare dei grafici, come in questo caso. Questo è il valore rispetto, ripeto, allo schermo di riferimento, alla superficie lambertiana, che è un guadagno unitario. In questo caso la misura si riferisce a uno schermo LR per proiettore a tiro lungo, in cui nelle condizioni ideali il guadagno è di 0,83, vuol dire che rispetto alle condizioni ideali perdiamo un poco meno del 20%. Quindi nel caso precedente, se io misuro sulla superficie dello schermo circa 314 lux, con lo schermo ideale avrò circa 100 candele su metro quadrato, in questo caso avrò circa 83 candele su metro quadrato, quindi un po' meno. Nello schermo ideale, la superficie lambertiana, c'è poca differenza tra poi per la visione sull'angolo 0 e poi a man mano spostandosi su un angolo più ampio. Invece negli schermi LR di solito più si sposta e più il valore di luminanza cade. In questo caso sul piano orizzontale non ci sono grosse variazioni, ovvero fino a 45 gradi si perde circa il 15-20%, mentre invece sull'asse verticale si perde tantissimo. In questo caso è necessario che il proiettore, ovvero che la luce, sia perfettamente in asse sulla superficie dello schermo, perché se il proiettore si sposta, per esempio è molto in alto, oppure un proiettore a tiro molto corto che ha una e la luce incidente è perfettamente perpendicolare al centro dello schermo, poi nelle porzioni più laterali invece avremo una perdita di luce molto importante. Quindi questo è uno dei grafici che ci dice che per gli schermi LR, per i proiettori a tiro lungo, servono proiettori a tiro lungo e non a tiro corto. Benissimo. E questa invece è una misura di come cambia il colore rispetto all'angolo di incidenza della luce. Questo è sempre lo schermo di prima, uno schermo LR per proiettore a tiro lungo, che ha una grande stabilità rispetto all'angolo di incidenza, quindi non ci sono sorprese, il colore non cambia sulla superficie dello schermo. A questo punto, Luca, farei un'altra piccola pausa. Intanto noi ci spostiamo nell'area ludica e quindi potresti lanciare il secondo questionario. Assolutamente. Sì, lanciamo il secondo, poi chiediamo ai nostri partecipanti quanto è profondo il loro attuale mobile TV, quindi se non possiedono un mobile TV, se il TV è installato quindi a parete, oppure se hanno un mobile dai 30 ai 50 centimetri, dai 50 ai 70 o oltre i 70 centimetri. Vediamo un attimo le risposte, stanno arrivando ora le prime risposte. Secondo, tu Emilio intanto ti stai spostando, immagino, nell'altra. Sì, noi siamo praticamente già pronti, però aspettiamo.
Sì, attendiamo ancora qualche secondo perché Certo. mi stavo spaventando perché all'inizio le risposte maggiormente date erano quelle che non pensavo. Poi adesso la situazione si è un po' riequilibrata. Ok, possiamo chiudere il voto. Ancora qualche secondo. Ok. Sì, possiamo chiuderlo. Lo mostriamo subito perché era quello che mi aspettavo. All'inizio sembrava che il non possiedo mobile TV era la risposta più gettonata, che comunque è la seconda, però Sì, generalmente dai 30 ai interessante. 50 centimetri. Questo è un parametro che a noi era importante, medio più che altro perché con il proiettore ad ottica ultracorta, generalmente per fare uno schermo da 100 pollici devo avere o un ingombro più o meno di circa 60 centimetri tra Certo, parete adesso e faremo vedere fine anche del questo. proiettore, giusto? Giustissimo. Ok, torniamo allora al webinar. Allora, a questo punto io invece mostro la camera, ok, e puoi mettere esatto a tutto schermo. A questo punto mi sposto nell'area invece dedicata alle misure. Allora, questa è una Emilio, parte Emilio. della nostra redazione in cui effettuiamo i test, e questo è uno schermo da 3 metri di base della screen line, in questo caso con una superficie leggermente grigia, ed è uno degli schermi tra virgolette LR per i proiettori a tiro molto più lungo. E invece questo che adesso prendo, questo è il nostro Minolta LS150, che è un fotometro, ed è un fotometro certificato con un angolo di campo di circa 1 grado, e invece quello che vi faccio vedere tra poco sono delle patch con degli schermi di proiezione. Questo per esempio è uno schermo con guadagno unitario, molto vicino alla superficie lambertiana, e farò vedere adesso tra poco su una fonte luminosa e poi anche sul proiettore. Questo invece è uno schermo con guadagno 1.2, uno schermo ad alto guadagno, vedremo tra poco anche questo. E infine prendo anche una patch dello schermo ALR specifico per i proiettori a tiro cortissimo. Allora, qui ho messo diciamo, un illuminatore a LED, vi faccio vedere subito, vediamo di riuscire a inquadrare bene. Che dici, Franz? Ok, ne sarà anche a fuoco. Della luce cambia, non dovrebbe cambiare poi molto la quantità di luce emessa dallo schermo. Ok? Guardate invece cosa succede con la superficie di proiezione con guadagno più elevato. Aumenta, sicuramente aumenterà un pochino la luminanza, però dovrebbe essere anche un po' più elevata il cambio variando l'angolo di incidenza della luce. Ok, guardiamo infine la superficie invece di proiezione specifica per i prodotti UST, che ha una sua struttura lenticolare che ovviamente in questo caso vedrete uno schermo grigio probabilmente perché la luce arriva dritta. In questo caso, quando io cambio l'angolo di incidenza, ovvero la luce colpisce la parte alta delle microstrutture, la luce viene assorbita quasi completamente. Vedete che lo schermo è quasi nero completo. Invece, se io lo ruoto,
e la luce colpisce la parte bassa delle microstrutture, la luce dovrebbe essere riflessa in maniera superiore. Okay? Guardate anche quest'altra cosa interessante, variando l'angolo orizzontale non dovrebbe cambiare la luminanza. Ok? Guardiamo invece, adesso questa la rimettiamo di qua, e guardiamo invece, dicevo, nelle condizioni di illuminazione, facciamo invece una piccola comparativa tra due schermi di proiezione. Allora, stiamo utilizzando adesso metto un po' di lato, vediamo Franco se riesci a inquadrarlo. Qui c'è un BenQ 6000, non so se devi riaprire il diaframma, è già fatto, ok. BenQ 6000, che è il proiettore oggetto di questi webinar, con sistema di illuminamento laser, di cui parleremo nella seconda puntata, e stiamo a circa 35 cm dalla superficie dello schermo, è uno schermo a 3 metri di base, con un guadagno di circa 0,7-0,8. Attenzione, perché il guadagno dello schermo si riferisce alle condizioni ideali, quindi alla quantità di luce che viene emessa dallo schermo quando la luce incidente è perfettamente perpendicolare. Colpo di scena. Ok. Scusate, ero io che ho chiamato Emilio per disattivare la condivisione dello schermo, eh? Almeno così riuscire a vederlo. Allora facciamo rivedere? Sì, no? Ora sì. Ora okay. Dovresti essere a schermo intero. Fai rivedere per favore la parte sui tessuti. Sì, allora facciamo rivedere subito al volo. Rinquadrami qui, Franz. Allora, molto rapidamente, schermo con guadagno 1.2, ok? Schermo con guadagno unitario, specifico per proiettori ALR. Quindi luce incidente dall'alto o anche praticamente perpendicolare, e invece diciamo questi sono gli angoli in gioco con un proiettore UST che vediamo fra poco. Ok, passiamo invece all'immagine della nostra installazione. Ripeto, qui abbiamo un BenQ 6000 V6000, schermo da 3 metri di base con guadagno 0,8, ripeto, questo guadagno 0,8 è il guadagno per la luce che arriva perfettamente perpendicolare alla superficie dello schermo. Invece in questo caso la luce sta arrivando con degli angoli di incidenza molto elevati, per esempio dall'alto, un po' meno sul basso. In questo caso, diciamo, lo schermo, nonostante sia un 0,8 specifico ALR per proiettore a tiro lungo, se la cava abbastanza bene anche con i prodotti a tiro cortissimo. Vediamo invece adesso uno schermo specifico per proiettori a tiro cortissimo, ovvero la stessa superficie che abbiamo visto prima. Noi qui nella nostra saletta abbiamo un piccolo lampadario circa 2,5 metri di distanza dallo schermo, quindi diciamo non sono proprio le condizioni ideali, perché in questo caso sarebbe più utile averne delle luci il più vicino possibile allo schermo di proiezione, e vedete qual è, con le stesse condizioni di luce, con le stesse impostazioni, potete rendervi conto di qual è la differenza di riflettanza dello schermo. Vi faccio vedere di nuovo, questa per esempio è la patch dello schermo a guadagno unitario, e vi potete rendere conto della differenza che c'è di guadagno sicuramente, ma anche di contrasto, perché qui la luce che arriva dall'ambiente, tipicamente quella che è nell'ambiente, che arriva dal soffitto, eccetera, va ovviamente a ridurre il rapporto di contrasto percepito. Invece in questo caso
con l'unione perfetta tra il proiettore a tiro cortissimo e lo schermo che riflette con più efficienza la luce che arriva dal basso, ovviamente, non solo, è possibile realizzare rapporti di contrasto molto elevati. Questo è un MIS che comunque funziona anche al buio assoluto, perché uno schermo del genere riesce a contenere anche in maniera molto efficiente le riflessioni all'interno dell'ambiente. Quindi la luce che dallo schermo va sull'ambiente e torna indietro, ovviamente in questo caso le pareti laterali e soprattutto il soffitto vengono esclusi dall'inquinamento luminoso e dal modificare e peggiorare il rapporto di contrasto percepito. Allora, mi sa che stiamo un po' lunghi con i tempi in questo caso, però vediamo un attimo, mi riavvicino alla mia postazione. Non fosse altro per rimettere gli auricolari e chiedere soprattutto a Luca. Dimmi Emilio. Ok, se abbiamo una terza domanda o no? No. Ah, ok, allora vedi. Potevo rimanere ancora qualche... Sì, è ancora tempo, tranquillo. Ancora tempo. Allora facciamola vedere questa differenza. Torniamo sulla camera e facciamola questa misura al volo. Ovvero... facciamola ora, ovviamente, eccola la chiavetta. Dicevo, facciamo una misura in tempo reale, vediamo. Ce la possiamo fare, eh? Allora prepariamo lo strumento. Ok. C'è. Non c'è. Non c'è. Ok. Ma diciamo che lo strumento in questo momento non risponde. Facciamo un'altra cosa. Facciamo così. Allora, sono qui. Prima di tutto, telecomando. Si vede, sì. Luce, no, la luce sì. Allora. Ok. Ci siamo. Ok. Allora, proietto un segnale testo per un bianco al 100%, forse. Ok. Spegniamo le luci in questo caso.
e con il fotometro Minolta. Vediamo se Franco riesce a riprendermi nel buio della sala mentre io punto in maniera perfettamente perpendicolare. In questo caso leggo, vediamo se riesce a inquadrare il display. Un po' questo è difficile. Aspetta. Ok. Provaci, Franz. Si vede? No? Un vicino? Dove fare? Sono 117 candele su metro quadrato. Lo lascio qui, divertiti. E io invece chiudo lo schermo. Fidate che sono 117 candele su metro quadrato. Invece adesso puoi riaprire la. Vai? Quasi? L'hai fatta? Ok, 100 candele, invece adesso guardiamo sempre in posizione perfettamente perpendicolare la superficie da 3 metri di base, in questo caso abbiamo la proporzione e sono 50 candele sul metro quadrato. L'esattezza, queste sono 49,3 candele sul metro quadrato. Ok, torniamo invece all'impostazione. Andiamo un po', mettiamoci le cuffie, così sono raggiungibile. Allora, si è visto tutto, Luca? Sì, sì, si è visto tutto. Perfetto. Allora, prima di tutto dovete considerare che gli schermi ovviamente hanno una superficie diversa. Lo schermo da 100 pollici in realtà era coperto per circa 92 pollici, quindi sono circa 2,05 metri di base, l'altezza in questo caso è di 1,15 metri e quindi la superficie totale è di 2,35 metri quadrati. Mentre invece nell'altro caso lo schermo è sì da 3 metri di base, ma in realtà è coperto per 2,95 metri di base. L'altezza invece è di 1,66 metri e la superficie complessiva è di 4,9 metri quadrati. Allora, nel primo caso, quindi, abbiamo misurato 117 candele. Nel secondo caso abbiamo misurato 49,3 candele. Ebbene, facendo il rapporto tra le due superfici, ok, che praticamente una è quasi il doppio dell'altra, quindi io avrei dovuto avere, se si fosse trattato della stessa superficie, tipo, diciamo la metà di 117, o comunque un valore nettamente superiore, perché il gain di questo schermo è 0,8, mentre il gain dello schermo LR dichiarato dal produttore è di circa 0,6. Invece in questo caso, vi ripeto, lo schermo con guadagno 0,8, che però è specifico per prodotti a tiro lungo, ha una riflettanza molto più bassa. Allora, io forse posso a questo punto mostrare lo schermo, vediamo se ci riesco. Mi confermi, Luca, che si vede? Sì, sì, si vede. Ok. Quindi, il parametro più importante degli schermi di qualsiasi tipo è il gain, ovvero sia il guadagno, che per gli schermi ideali è 1, vale 1,
e quindi in questo caso la illuminanza viene divisa per pi greco ed abbiamo il valore teorico di luminanza, ma non solo. In questo caso per il prodotto specifico, ovvero per gli schermi LR, come lo schermo che abbiamo utilizzato, lo schermo che utilizza BenQ, il gain è 0,6, la misura con più precisione è 0,57, però ripeto, essendo specifico per schermi UST, se noi usiamo uno schermo non specifico per schermi UST, il problema è che noi abbiamo un gain addirittura inferiore. L'altro valore aggiunto, il più importante, è il rapporto di contrasto. Il problema in questo caso è che non c'è un sistema universalmente riconosciuto per misurare il rapporto di contrasto di questi schermi LR, ovvero servirebbe un parametro universale per cui la sorgente luminosa dell'ambiente dovrebbe avere una posizione ben definita rispetto alla superficie dello schermo e soprattutto un livello ben definito rispetto alla superficie dello schermo. E questo, diciamo, è il parametro un po' che spiazza tutti. Nel nostro piccolo abbiamo deciso di utilizzare la nostra sala, che non cambierà mai, praticamente è sempre quella, con la posizione d'elezione del lampadario, in cui c'è una luce LED che emette uno spettro abbastanza ampio con un flusso luminoso di circa 1500 lumen, che è quella di una sorgente di illuminazione più o meno comune, e quindi noi possiamo misurare il rapporto di contrasto per gli schermi di proiezione all'interno di questa gabbia, di questo parametro. E in questo caso, per quanto riguarda lo schermo LR, il rapporto di contrasto per lo schermo normale, quello da 3 metri di base, è di circa 20 a 1, 15 a 1, con la sorgente di illuminazione e con un proiettore che riesca ad arrivare almeno a 100 candele su metro quadrato, ovvero un proiettore a tiro lungo, mentre invece con il proiettore a tiro cortissimo, sempre sullo stesso schermo, non superiamo un rapporto di contrasto di circa 5 a 1. Questo vi fa capire qual è la forbice enorme. Viceversa, utilizzando lo schermo LR da 100 pollici con il proiettore BenQ, in condizioni di illuminazione arriviamo a un rapporto di contrasto di circa 60 a 1. Quindi rispetto al 5 a 1, 6 a 1, abbiamo quasi un ordine di grandezza superiore, che rende ovviamente le immagini molto più godibili. Mentre invece per il massimo delle prestazioni, ovviamente, il consiglio è sempre lo stesso, ovvero quello di tenere le luci spente e comunque osservare i film nel buio più assoluto. A questo punto mi sa che siamo già arrivati alle 6 quasi, sì, e io a questo punto tornerei sulle immagini e inviterei di nuovo Marcello, anche perché vedo già che ci sono delle domande. Sì, Emilio, ci sono già delle domande, quindi possiamo anche iniziare la nostra sessione di domande e risposta, o comunque se Marcello vuole far vedere l'installazione, come è stata fatta l'installazione all'interno del proprio negozio. Non sentiamo Marcello però. Marcello, aspetta, Marcello, ecco, adesso ci sono, sì. Dovete darmi voi l'ok, se no non posso entrare. È vero, hai ragione. Siamo qua. Volete vedere l'installazione qui, sì, da me? L'installazione, sì, facci dare un'occhiata. Allora, vediamo se riesco così. Sì, Emilio, tagli la condivisione dello schermo, se no si vede sempre piccolo. Qui c'è un mobile Hi-Fi della Spectral, dove è stato appoggiato sopra il proiettore e lo schermo LR è fissato a parete. Quindi praticamente è appeso come un quadro? È appeso come un quadro, è sottilissimo, si può vedere che è veramente minimale. È anche molto bello esteticamente come schermo. Quel mobile è un mobile da 45 centimetri. Il mobile è un mobile da, sì, 50 centimetri, non è 45, Spectral è 50.
Perfetto. Molto bene, Volendo, grazie. si può anche fare, incassarlo, nel senso, è già stato fatto, si può creare un mobile su misura e incassare il proiettore a filo, che viene ancora più bello volendo. Creare la ventilazione sotto e praticamente rimane a filo col mobile, molto esteticamente molto interessante. Quindi mettere praticamente il proiettore all'interno del mobile Sì, e quindi lo schermo un po' più basso. lo schermo automaticamente dopo viene ancora più basso. Certo. L'offset in questo caso credo che sia di circa una trentina di centimetri, se non sbaglio, vero? Tra la base dove poggia il proiettore e lo schermo. Sono sì, 24-25 centimetri più o Ah, meno, una roba del 25. genere. Molto Ok. bene. Perfetto. Emilio, se è d'accordo, passerei alle domande dei Ovviamente, io ci sono. partecipanti. Allora, dammi potere di condivisione. Condivisione. Ah, bello, dove? Staff. Allora vai sulla dashboard partecipanti staff e clicca su BenQ Sì. Webinar col tasto destro, dovresti poter attivare, dare i poteri di relatore. Resta condivisione, assegna ruolo al relatore. Ok. Perfetto, ottimo. Quindi mostro il mio schermo. Ok, dovreste poter vedere il mio schermo adesso. Sì, Sì, lo perfettamente. vediamo. Giusto. Sì. Allora non ci sono state tantissime domande, pensavo di più. In realtà, rispetto al V5007 abbiamo avuto quattro domande. Allora, ti riporto la prima. Queste sono le domande che le persone fanno quando si iscrivono al webinar. Queste sono domande che, no, queste sono sia le domande che fanno le persone quando si iscrivono al webinar oppure quelle che abbiamo ricevuto durante la sessione, cioè durante questo, Ah, ok. mentre tu parlavi. Quindi la prima domanda è: esiste uno schermo LR elettrico tensionato e acusticamente trasparente? Allora, elettrico tensionato, sì, lo abbiamo visto pochi istanti fa. Questo è con salita dal basso, ma insomma ce ne sono anche dall'alto. Attenzione però Ma non all'orientamento dello acusticamente schermo, trasparente. ma non esatto, acusticamente trasparente in questo momento non ne esistono, anche perché fare dei microfori su uno schermo del genere penso che alteri la struttura e poi diciamo che la luce che arriva con un angolo di incidenza così particolare rileverebbe la struttura di cui è fatto lo schermo, quindi non penso che si possa proprio fare. Ok, la seconda domanda, un attimo solo. Ok, Tanto Emilio. diciamo cosa costa questo proiettore che non l'abbiamo ancora detto fin No, dall'inizio, no, no, magari aspettiamo. Arriva aspettiamo, dopo, Marcello, arriviamo arriva dopo. dopo. Va bene. Mi anticipi. Le pillole amare dopo. No, sono Allora, amare, sono dolci. sono dolci e amare. Nei videoproiettori ad ottica ultracorta, che compromessi ci sono come lente rispetto a proiettori tradizionali tipo JVC N7? Allora, Un in altro. questo caso, diciamo, da un certo punto di vista ci sono dei vantaggi perché l'ottica a tiro cortissimo ha a parità di condizioni ha un rapporto di contrasto superiore, ovvero un proiettore DLP con un engine molto simile a questo BenQ, penso per esempio a un 2007 con un tiro medio, ha un rapporto di contrasto leggermente inferiore. In questo caso il rapporto di contrasto è superiore. Per quanto riguarda invece uniformità di messa a fuoco, precisione, dettaglio, eccetera, dipende, perché le tolleranze ovviamente sono minime, quindi c'è sempre il rischio, soprattutto
se lo schermo non è perfettamente planare, che alcune zone dell'immagine non siano perfettamente a fuoco rispetto a tutto il resto. Quindi diciamo che bisogna solo fare un po' più di attenzione. In questo caso l'ottica è più semplice perché non c'è lo zoom, mentre invece un proiettore a tiro medio, a tiro lungo con zoom, magari qualche volta bisogna arrivare a qualche compromesso. Quindi ripeto, una risposta universale non c'è in questo caso. Se noi dovessimo analizzare dettaglio risoluzione, servirebbe in questo caso un prodotto nativo risoluzione 4K per fare qualche test. Invece vi ricordo che i proiettori UST come il BenQ V6000, V6050 utilizzano il DMD da 0,47 della Texas Instruments con tecnologia XPR e quindi di fatto un prodotto con nativamente Full HD che poi mediante la popolazione XPR su quattro direzioni riesce comunque a riprodurre l'immagine 4K, però insomma per avere un po' più di dettaglio servirebbe un prodotto nativo 4K per fare, ripeto, una comparativa con un prodotto con un'ottica tradizionale. In questo caso c'è un po' meno dettaglio. Andiamo alla prossima. Scusate. Ho uno schermo da 2,5 metri di base, LR cinese di XY Screen, acquistato assieme ad un Xiaomi ad ottica ultracorta laser 4K bubulato. Volevo chiedere che differenza c'è in resa tra un telo di quel tipo e uno delle marche top che arrivano a costare anche 6 volte il mio. Quanto sono più efficienti? Allora, io adesso, ALR di XY Screen, io che ne so che superficie ha questo prodotto? Ne ho visti alcuni si fa presto a dire ALR. Molto presto a dire LR, ne abbiamo visti tantissimi prima ancora degli schermi specifici per i prodotti a tiro ultracorto, anche per i prodotti normali, insomma lo sa anche Marcello, ce ne sono tantissimi con tanti schermi, problemi grey, silver, con tantissimi problemi. Diciamo che per quanto riguarda i prodotti, gli schermi per i ALR veri con questa struttura lenticolare, con questa efficienza straordinaria, la sensazione è che adoperino tutti più o meno quasi la stessa superficie, con una differenza sostanziale per quanto riguarda quelli motorizzati, tensionati, cioè quelli che si possono riavvolgere, che invece hanno un substrato gommoso che li rende appunto avvolgibili. Però le qualità ottiche non cambiano. Le differenze invece ci sono sull'hardware, cioè sulla struttura dello schermo. Ci sono schermi che magari non hanno la planarità perfetta e le tolleranze, specialmente sui prodotti a tiro ultracorto come appunto il BenQ 6000, sono fondamentali, perché un avanzamento, un arretramento di una zona dello schermo, per esempio di un angolo rispetto all'altro anche di mezzo centimetro, vuol dire creare delle distorsioni geometriche e far andare fuori fuoco l'immagine. Quindi al di là della superficie vera e propria, ovvero della tela, è importante anche la struttura, quindi entrambe le cose. In questo caso, negli schermi LR che abbiamo visto, sia quelli per esempio che fa Elite Screen, che distribuisce anche Marcello, e questo di BenQ, anche un prodotto Hisense che abbiamo recensito qualche tempo fa. Questo di BenQ è un Elite Screen alla fine. Sembra un Elite Screen, cioè visti i particolari, no, anche sì. Sembra proprio lui. Me lo confermi anche tu. Sì. Parliamo di uno schermo da 100 pollici che costa circa 2.000 euro. Sì. O qualcosa di più. Sì. Diciamo che uno schermo con la superficie giusta, top, con qualità meccaniche giuste, da 100 pollici costa circa un centinaio di circa 2.000 euro, 1.600, 1.800. Sì, 1.600, 1.800 a seconda. Questo è l'ordine di grandezza. Un po' e di non più, ha problemi, 110, non ha difetti, cioè, di visione, perché ci sono schermi, esatto, ad alto contrasto che alla fine hanno effetto spot, sparking, hanno tanti difetti. Questo è esente da difetti. È esente da difetti e ha un angolo di visione incredibile. L'abbiamo visto nel video, ma adesso Marcello che ci ha fatto rivedere, per esempio, è andato di lato allo schermo con la sua camera e abbiamo visto che era luminosissimo lo schermo, lo stesso, anche da quasi 180 gradi. Questo non sì, è. Consiglio vivamente di andarlo a vedere dal vivo, perché secondo me la online rende il giusto. Dimostrazione da video
sicuramente più chiarificatrice del vederlo così online, però già con il video di Marcello si è visto sicuramente qual era l'angolo di visione di un prodotto del genere. Esatto, allora, potete venire a vedere sia a Bologna che a Milano, appena si potrà rigirare a Milano, diciamo. Ma a Milano non siete aperti in questo momento, vero? Ah, cioè, è tutto chiuso, è zona rossa. Lo so, infatti siamo... La situazione è questa, lì è zona rossa, quindi non si gira, sono bloccati come aprile, maggio. Certo, e noi siamo infatti in zona rossa, piena. Allora, questa è un'ultima domanda che sono riuscito a riportare, ma poi ce ne sono altre tre almeno. Allora, lo schermo screen line da 3 metri con guadagno 0.8 di fatto assorbe luce a favore del contrasto. Ovvero, cosa si perde e cosa si guadagna rispetto ad uno schermo a guadagno unitario con proiezione a tiro lungo? Allora, nel caso dello schermo screen line che abbiamo utilizzato, con guadagno 0.8, lui riflette con gain 0.8 la luce che gli arriva perpendicolare, quindi da un proiettore con tiro lungo. Invece la luce che c'è nell'ambiente lo raggiunge con un angolo molto più ampio. E lui questa luce che gli arriva con un angolo molto più ampio l'assorbe un po' di più. Non come gli schermi LR di fascia altissima, come per esempio lo schermo Dark Star 9 di cui abbiamo parlato prima, che abbiamo visto nelle immagini all'inizio che nella showroom principale di Marcello a Bologna, ma anche a Milano. In questo caso l'efficienza è decisamente inferiore. D'altra parte il prezzo è nettamente più contenuto. Uno schermo da 3 metri di base da Star 9, Marcello, quanto costa il tuo? 3 metri di base 16,9 non esiste, però diciamo che un 2,70 di base sei intorno ai 3.000 euro, 3.500 euro. Ok, invece lo screen line con questo tipo di superficie ha un costo decisamente più contenuto e sì, l'efficienza è sicuramente bassa, quindi il rapporto di contrasto che si riesce ad avere in ambiente non è quello di un Dark Star 9. D'altra parte, ripeto, il rapporto qualità prezzo è un altro materiale, un altro prodotto, non ha i micro specchi come questo, esatto. C'è un'altra cosa. Emilio, io ora ho delle domande che sono state poste mentre avevamo iniziato questa sessione, Sì. Facciamo così, te le scrivo qui in modo tale che così le leggiamo insieme. Allora, io sì. Sì, me le puoi scrivere lì. Allora, aspettate un attimo. Ok, iniziamo con questa. In una sala trattata con nicchia nera per un metro su pareti e soffitto e il resto della stanza grigio scuro, un Dark Star 9 fa ulteriore differenza o si può utilizzare uno schermo più economico su un ipotetico 3 metri di base 21 noni? Allora, dipende, ovvero. Io ho capito, cioè praticamente hai fatto il primo metro per contenere le prime riflessioni. Allora, diciamo, più che un metro servirebbe magari qualcosa di più, un metro e mezzo, ma dipende dalla distanza che c'è tra i bordi dello schermo e le superfici riflettenti. Quindi, per esempio, se il bordo superiore è al soffitto di, per, che ne so, 30 centimetri, un metro è più che sufficiente. Se invece ci fosse più spazio, dovresti arrivare più in là, quindi almeno 2 metri, 2,5 metri. Quindi più sei distante dalle pareti e più devi coprire col nero per tagliare le prime riflessioni. Prima situazione. Seconda situazione, che nero ci hai messo? Perché nel primo laboratorio, nella dark room che abbiamo, dopo 7 mani di vernice nera opaca, avevamo ancora un po' di riflessione, circa ancora il 15% di riflessione. Quindi dipende anche da che cosa si mette per assorbire luce. Di solito bisognerebbe usare il vellutino nero, che è costosissimo, perché se la stanza è magari anche solo un'altezza di 3 metri, la larghezza di 4 metri, per 2 metri, il vellutino nero non è proprio economicissimo. Quindi paradossalmente forse alla fine è più semplice ed economico, ti consente il termine, prendere uno schermo come il Dark Star 9.
Ma al di là di quello fa la differenza. Lui forse intendeva, mi cambia qualcosa se faccio tutta la stanza tipo Batcaverna, posso mettere uno schermo normale, lui un po' intese così, oppure è Certo. meglio, in ogni caso lo schermo d'alto contrasto è sempre e decisamente superiore rispetto a uno schermo bianco in una Batcaverna anche. Allora, aggiungo questo, lo schermo come appunto lo schermo LR che c'ha un gain 0,8 ha un piccolo vantaggio in più. Quel 20% di luce che non viene riflessa, quindi che è un po' più scuro, sulle basse luci fa la differenza perché noi siamo un po' più sensibili, cioè noi abbiamo i nostri occhi, il nostro sistema occhi-cervello ha un suo gamma, per cui sulle basse luci rileviamo molto di più le differenze di luce. Le alte luci meno. Vi basti pensare che per avere dal punto di vista sensoriale un raddoppio di luminosità, bisognerebbe avere 5 volte la luminosità. Quindi, per esempio, tra uno schermo che emette 100 candele e un altro che emette 500 candele, quello da 500 candele non sembra 5 volte più luminoso, è solo il doppio più luminoso. Sulle basse luci è un po' più invece diversa la situazione. Quindi, lì uno schermo ALR non contiene solo le riflessioni della stanza, ma ha quello spunto in più che sulle basse luci ci fa un po' più godere. Ok, adesso te ne faccio un'altra. Come si comporta lo schermo LR con proiezione di contenuti 3D? Ah, dipende dal tipo di 3D, cioè il 3D sequenziale, ovvero quello con gli occhialini LCD, anche lì dipende dal tipo di filtro LCD che c'è. Allora, in linea di massima non vanno molto d'accordo con la polarizzazione gli schermi ALR, quindi c'è il rischio che non funzionino molto bene. Bisognerebbe fare un distinguo caso per caso. Sicuramente non vanno bene con gli schermi con la polarizzazione destrorso, sinistrorso, orizzontale e verticale, ma ripeto, potrebbero non andare bene anche con quelli con gli occhialini, con gli otturatori, perché anche quelli sono dei filtri LCD, quindi si rischia che si cambia il colore. Nessun problema invece con il 3D, con il sistema Dolby, tra virgolette, ovvero con i filtri colore. Ah, scusate, perché c'è qualcuno che guarda ancora il 3D? Scusate la domanda. Perché ormai penso che ormai sia morto, penso, il 3D. Per quello, In quel cioè, caso è un problema da esistono. poco, secondo me. Sì, comunque in quel caso esistono proprio delle superfici specifiche, per esempio per la proiezione con il sistema passivo, o con due proiettori e con i filtri LCD di un tipo e dell'altro, oppure ci sono anche quelli con un unico filtro che ruota i cristalli, insomma, ci serve una Il 3D va superficie con dei solamente passivi in da Full HD esprimere. e non in 4K, quindi già quella è una Certo, questo sì. limitazione Quella è la limitazione. notevole. Questo E sì, questo quindi sì. è talmente bello avere della risoluzione, del dettaglio, che la tridimensionalità è tutto. E poi 3D quanta luce porta via un occhiale, ti ricordi? Medio le prove facevamo, Il cioè portava sistema via il si ruba 70% della luce, l'80%. l'80% della luce, parliamo di qualcosa che ormai non ha più senso, secondo me. Comunque, vabbè, non c'è Poi c'è problema. da dire che adesso il 4K è arrivato anche a un livello di dettaglio che comunque ti dà È già già una è buona meglio del 3D, qualità. è già 3D quello. Sì, però comunque per chi vuole ancora godere del 3D, ripeto, per i sistemi passivi c'è il silver screen, c'è una struttura particolare metallica che permette alla luce che arriva sullo schermo di non cambiare il piano di polarizzazione quando viene riflessa nell'ambiente, oppure un schermo normale, tradizionale per tutti gli altri sistemi, quelli con gli occhialini che fanno da otturatore. Te ne riporto un'altra. Gli schermi LR, un attimo solo, Gli schermi LR per proiettori ad ottica ultracorta, fino a che pollice arrivano? Perché un 100 pollici mi sembra un po' piccolino per il prezzo di vendita, si rischia concorrenza delle TV OLED da 85 Allora, pollici. in questo caso ti arriva. Posso Diciamo una cosa prima. rispondere Sì, anche la prima cosa è che ovviamente la RR screen che noi proponiamo ovviamente un nostro prodotto da 100 pollici, rimarchiato ovviamente, ed è quella la misura che noi proponiamo con il V6000 e il V6050, ma ovviamente ci sono altre soluzioni sul mercato, appunto. Marcello, se vuoi rispondere tu. sì. Ma di solito arrivano di solito a 120 pollici, la misura più grande di solito. E poi in ogni caso un TV OLED che non esiste 85, c'è l'88 pollici, costa 30.000 euro. Quindi
quindi insomma bisogna andare a vedere che budget ha in mente qualcuno, è ancora esatto costi e benefici. Diciamo no, che 100 pollici comunque è già una bella televisione, esatto. Se consideriamo che penso che un utente medio in casa quando ha un 55 pollici è già tanto, 65 è già uno dei TV più grandi, lo vedo perché facciamo installazioni continuamente, soprattutto quando ci sono delle mogli di mezzo, 65 pollici sembra già un'astronave quando in realtà è una cosa... Se vuoi ti faccio parlare con la mia, perché ho esatto. Se riesco ad alzare la sala, ma non vuole per mettere 100 pollici, quindi... Quindi, però esiste il 120 pollici e penso che non abbia problemi a farlo, bisogna solo stare un po' più indietro con l'installazione. Infatti da quel punto di vista ti dicevo, il proiettore ottica ultracorta possono fare oltre i 120 pollici, bisogna stare attenti poi alla messa a fuoco, giusto Emilio? Giustissimo, allora in realtà per esempio il BenQ, che è il V6000 che abbiamo qui, su 3 metri di base dello schermo Screenline va perfettamente. Il problema in questo caso è un altro, che su questa superficie che non riflette bene la luce che arriva con un angolo di incidenza molto elevato è poco luminoso, quindi abbiamo solo 50 candele. Uh-huh. Invece, però magari con lo schermo da 120 pollici dovremmo fare dei calcoli, potrebbe essere qualcosa di più, comunque poco. Ovvero, BenQ ha scelto non a caso i 100 pollici perché è il mix perfetto, perché con quelle dimensioni, con quel tipo di superficie, si arriva quasi a 100 candele sul metro quadrato, che è una quantità perfetta per riprodurre i contenuti in HDR. Nulla vieta di prendere uno schermo più grande e di scendere da 100, da scendere a 60-70 candele, e comunque è un gran bel vedere lo stesso, però diciamo che è un giusto mezzo tra le dimensioni e la luminanza e il fatto di poter vedere dei contenuti in HDR con qualità. Aggiungo un'altra cosa, sì, nulla vieta di fare schermi anche più grandi. Vi ricordo che 20 anni fa, il mio primo schermo, un po' più di 20 anni fa, il mio primo schermo era da 2 metri di base ed era già considerato una cosa grandissima, erano 90 pollici. Il mio amico mentore, che è Andrea Manuti, aveva uno schermo a casa sua a 2,44 metri tensionato, che sembrava fantascienza. Ora, qui noi abbiamo anche uno schermo da 4 metri di base, che è una dimensione ovviamente irrealizzabile in questo caso, perché io voglio vedere i contenuti in HDR e mi serve luminanza, devo arrivare a 100 candele sul metro quadrato, o comunque mi ci devo avvicinare il più possibile. E aggiungo un'ultima cosa, sono d'accordo con Marcello, ovviamente, sul fatto dei prezzi, l'88 pollici OLED costa 30.000 euro, c'è anche il 98 pollici LCD della Samsung, che costa 60.000 euro. Questo per inciso. E comunque alla fine un TV di dimensioni, diciamo, per rimanere nella tecnologia ad alto contrasto OLED, diciamo un 77 pollici costa, credo, di listino intorno ai 6.000 euro. Ecco. E in questo caso invece uno può avere appunto 2 metri e 20 di base, quindi 100 pollici a una frazione del prezzo. Adesso ci dici, ci direte quanto tra poco. Il discorso di installazione a questo punto, perché comunque a installare un 98 pollici a parete ovviamente richiede delle certe specifiche, certo, rispetto, certo, a installare un telo da proiezione che ha un diverso peso, ecco, insomma noi lo vediamo peserà, un po' peserà, il vostro telo peserà qualche chilo, quanto peserà? Sì, niente, poi c'è, niente. Portalo un 98 pollici imballato in casa delle persone, esatto. Esatto. Ci vuole la gru che lo porta in casa perché non passa neanche da nessuna parte. No, i TV, insomma, sopra i 77 pollici iniziano a essere complicati in generale. Allora, ti faccio l'ultima domanda, poi passiamo a... Scusate, i prezzi. Ci ha svelato! Scusate, ho fatto una cavata. Spoilerato. Allora, quale validità e qualità può avere uno schermo con telo LR tipo CineGray 3D e 5D? Prima di rispondere, ti dico, abbiamo già ricevuto anche altre domande, non relative agli schermi. Queste domande qui non rispondiamo oggi, risponderemo comunque personalmente a chi le ha fatte, ma sicuramente nelle prossime puntate, perché molte erano relative ai videoproiettori, la tecnologia ad ottica ultracorta di cui parleremo al prossimo webinar, nella prossima puntata, sì, proprio al V6000, il V6050, quindi
sicuramente risponderemo nelle puntate successive. Ok, prego, a te la parola. Allora, sono ottimi schermi, ma la microstruttura che ho fatto vedere, quella con queste microlenti e questi prismi che assorbono proprio la luce, hanno proprio delle trappole per la luce che arriva dall'alto e invece riflette la luce dal basso, che fa la differenza, e solo questo tipo di schermi hanno queste prestazioni. Quindi mi dispiace, ma i vari grey, cinegrey, eccetera, in questo momento non possono competere. È un modello sempre di Elite Screen anche questo, ma è un'altra cosa, non c'entra, è un'altra cosa, non ha queste prestazioni, non ha quella tecnologia lì, non ha quella tecnologia con i proiettori UST. Poi esatto. Per i proiettori a tiro lungo è un altro discorso, ma per i proiettori, cioè, è questo mix esplosivo che c'è tra l'UST, che è in grado di mandare la luce sullo schermo con questo angolo cioè proprio pazzesco, e quindi sono fatti apposta per riflettere solo quella luce. Invece di solito in ambiente la luce arriva più o meno da tutte le direzioni, e questa è la differenza sostanziale, soprattutto dall'alto, soprattutto dall'alto, certo, in alcuni casi anche dal basso. Noi per esempio quando ci siete venuti a trovare Luca e Davide qui il mese scorso, anzi forse anche un po' di più, avevamo il proiettore dall'altro lato e lo schermo più vicini alla finestra, con la luce che entrava dalla finestra, e talvolta la luce, magari quando il sole è alto, picchia sul pavimento e il pavimento diffonde la luce verso lo schermo. In quel caso non si vede bene quel tipo di schermo, e noi avevamo messo un tappeto molto scuro che invece assorbiva la luce che arrivava dalla finestra, e quello era perfetto. Quindi in alcune situazioni limite magari c'è anche da mettere una pezza, ma in linea di massima è un mix perfetto. Proiettori UST e schermo ALR specifico per prodotti UST. E invece per pulirli come si fa? Per pulirli, allora, è semplicissimo, serve un pennello. Con un pennello, perché lì l'unica cosa è la polvere. O anche lo Swiffer, classico Swiffer. Sì, lo Swiffer va benissimo, però il pennello, cioè il pennello da imbianchino, da pittore, con delle setole belle morbide, quelle proprio vanno a togliere la polvere che potrebbe annidarsi tra una lente e l'altra, perché lì ci sono proprio tante piccole lentine, sono lenti di Fresnel, e potrebbe annidarsi lì la polvere. Quindi col pennello si porta via la polvere e poi sì, con lo Swiffer si cattura. Ok, allora io andrei avanti, le domande sono finite, quindi andiamo avanti adesso a capire i prezzi. Allora, schermo LR 100 pollici, schermo fisso a parete con gain 0,6, sono 1500 euro da listino, mentre proiettori V6000 e V6050, colorazione ice grey e matte black, 3999 euro da listino. Se vengono presi insieme, il costo dello schermo scende a 1000 euro. Ok? Però abbiamo appena lanciato questo prodotto, i primi pezzi saranno disponibili dalla terza settimana di novembre, quindi tra 2 settimane, e per gli ordini che arriveranno fino al 31-12, lo schermo è in omaggio regalato da BenQ. Lo schermo è in omaggio regalato da BenQ. Abbiamo chiesto autorizzazione a Marcello prima di farlo. Marcello è d'accordo. Sì, se lo paga BenQ, sono d'accordo. ovviamente. Mi stai a regalare uno schermo da 1500 euro. Esatto. Quindi con 3999 si portano a casa tutto. Esatto. Questo perché appunto siamo estremamente convinti che, come hai detto tu, la coppiata videoproiettore più schermo LR è ovviamente l'arma vincente. Prendere un proiettore di questo tipo e andare a proiettare sulla parete bianca ovviamente dà un certo tipo di risultato, ma non sarà mai uguale come l'installazione che ci ha fatto vedere Marcello. Quindi secondo noi il valore aggiunto è sul proiettore, quindi, e vogliamo, come dire, premiare quegli utenti che credono in noi e credono in un prodotto che
è comunque il primo capostipite di questa serie per quanto riguarda il nostro brand. Quindi spero di avervi, vi ho lasciato Wow. senza parole. Sì, è una bella promo, una bella cosa. Allora, io concluderei ricordando quali sono le prossime date dei prossimi appuntamenti che avremo su novembre. Sabato prossimo con Garman Grecia a Roma parleremo di videoproiettori ottica ultracorta, poi torneremo da YoQuality a Milano con la presentazione del BenQ B6050 e poi alla fine andremo dai Fairy Prince a Chieti dove sarà fatta la calibrazione del D6050, giusto Emilio? Sì, in cui vedremo come fare la calibrazione, certo. Ottimo. Direi che la Bene. puntata è finita, dato che sono ormai le 6:27, quindi siamo 18:27, in perfetto orario. tardissimi, in perfetto orario. Io vi ringrazio, ringrazio tutti i partecipanti che ci hanno seguito e se non vi siete iscritti iscrivetevi subito alle prossime puntate e vi aspettiamo la prossima settimana. Alla prossima. Grazie a Ciao e buona tutti, domenica. buona serata, buon weekend. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Ciao.